bite of the pizza here in Salsa Maggiore, and we have a sweet lady, number 32. She came in and she went through the competition. And how do you feel now? No, I feel better, of course, after the competition. I feel relaxed. And I hope that everything is going to be all right. I believe so. But how did you feel before the competition? Well, I was really a little bit upset and worried because it was the first time that I was making a competition. And also to see a lot of people around me from every place with a lot of knowledge. So, of course, that I was a little bit worried. But, you know, everything is perfect. Everything is beautiful when you do it, you know. So now you feel satisfied. Are you happy about everything? Yeah, I'm happy. Everything went in the right way. I'm really happy. Mm-hmm. And, of course, the most important thing is to participate. Correct. Yeah, so that is very important for the first time that I'm here. And can you tell us your recipe? What kind of ingredient you had, you know, the topping of your pizza? Oh, let's say that the base of the pizza was only mozzarella, and I left the pizza to be cool. And once the pizza was cool, so it was a very cold pizza with the base is a tuna with, how do you say, pink sauce. Uh-huh. And then I have put on the top salad and the lake shrimps. Okay. And also again, I have put a lot of, the pink sauce. And I have put also on the top, paper filled with the tuna. Oh my God, this is a Nouvelle Cuisine dish for real. Very, you know, searching for the right ingredient and the alchemy to be combined together. To do it, yes. And how long you been in the pizza world in Amsterdam? Is 4 years now. It's a satisfaction for you? Yeah, it's a lot of satisfaction. The people are very happy with what we are doing, so just to give them also a lot of knowledge, that's why we are here today. I believe so. She's so sweet, she's so kind, very a nice person, and it was a pleasure to interview here today. Yes. And I hope to see you next year. Yes, sure, I will be here. Are you going to be here? Yes. It's a promise. It's a promise, yes, of course. I will be here. So, my dear friends from all over the world, from Holland, France, Belgium, this is a great competition with really great person and people as Mrs. Marie. Thank you very much. Thanks to you. Thank you very much. Have a good time. You can say hello over there if you want to. Hello to everybody. Hope to see you next year also. Fantastic. Thank you very much. Bye-bye. No
La simpatia, caro Danilo, è la cosa più bella che esista al mondo. Ladies and gentlemen, al campionato mondiale della pizza salsa maggiore, Danilo Bacci, come stai ora? Adesso bene. All'inizio tensione della gara, tutti che ti guardano, cercare di non sbagliare, ma è stata molto interessante, bellissima esperienza. E ovviamente, come del resto tutti quanti, quando hai iniziato avevi una tensione incredibile, immagino. Certo, perché molte volte si vedono anche gli errori degli altri e dice, se capiterà anche a me questo errore, cerchiamo di non sbagliare, cerchiamo di essere calmi, sangue freddo, quindi cerchiamo di essere lentissimi, non acceleravo niente. E questo mi ha aiutato molto a finire la gara abbastanza bene. Ecco, quando prepari l'impasto della tua pizza, no? Quante ore la fai lievitare in occasione di questa gara, per dire? No, generalmente anche nel mio locale sono 48 ore di lievitazione. Così la pizza risulta fragrante, leggera e anche facile da digerire. E non ne pesantisce quando si mangia. E in questo campionato quale ricetta particolare, che ho visto delle pizze incredibili stasera, cioè gli ingredienti, il topping, no? Sì. Tu cosa hai portato qua? Io, anche per ringraziare, ho fatto la gara in questa città, ho fatto base di parmigiano e poi ho messo il culatello, che è proprio di queste parti, scaglie di parmigiano ancora e crema di carciofi. Con una risultata molto bella da vedere, i ingredienti semplici, perché mi hanno insegnato in queste competizioni non bisogna esagerare con gli ingredienti. E quindi risultata molto gustosa e saporita. Che poi voi avete anche il problema di mettere insieme gli ingredienti, ma che il sapore non copre all'altro o lo annulli del tutto, è vero? Giustissimo, perché molte volte c'è un ingrediente che è più forte dell'altro e quindi si rischia di nascondere l'altro sapore. Quindi anche là io ho dovuto fare un mix di parmigiano, crema di parmigiano con crema, in modo tale da renderlo un po' più leggero e non essere troppo soffocante per... È un'arte, è veramente un'arte, l'arte della pizza oggi come oggi è sempre più attenta a quelli che sono anche i gusti che si stanno rinnovando e seguire anche una certa tendenza. E tu, il tuo locale dove l'hai? Io ce l'ho ad Amsterdam. Ah, Amsterdam! E ho aperto questa attività con mia mamma 5 anni fa e all'inizio è stato molto difficile perché portare una pizza realmente italiana all'estero non è facile. Questo non lo sapevo, vedi? E quindi i primi anni sono stati molto difficili. Adesso invece vengono proprio al nostro locale apposta perché mangiano pizza tradizionale italiana. La tua mamma è la partecipante numero 32, quella signora carina? Bravissima, bravissima, bravissima. Lei ha fatto la gara di pizza in teglia e pizza tonda. Fantastico, che bello! C'è una famiglia riunita poi sotto la stessa passione. Certo. Ma siete solo voi? A volte si litiga. È normale, ci mancherebbe. Però sì, diciamo che è la mia socia preferita. Ci credo, non ti tradirà mai. Questo mai, è verissimo. Mai. Bene, Danilo Bacci da Amsterdam, perciò è venuto da molto lontano, ha portato la sua esperienza, ha portato la sua competitività. Devo solo sapere l'ultima cosa, sei soddisfatto di come è andata? Al 100%. La rifarei ancora. Ma la rifarai? Certamente. Allora, diamo l'appuntamento a Danilo Bacci, che tua madre ha detto che forse viene anche l'anno prossimo. Diamo l'appuntamento. La obbligherò sicuramente. Fallo anche per noi, che è veramente squisita. Grazie Danilo, alla prossima e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti di nuove pizze. Grazie anche a te per l'intervista. Bene, grazie mille. Ciao.